Questa organizzazione in questi ultimi anni è il fatto che il trasporto pubblico, il primo problematica è il trasporto pubblico, noi ci ritroviamo a spendere ogni anno una cifra esorbitanti per esercitare il nostro diritto per andare a scuola. Noi quindi la nostra richiesta è quella di rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti, per gli studenti delle scuole superiori e per gli studenti universitari. Il primo passo, che può essere un passo per venirci incontro a questa richiesta, può essere quella di legalizzare l'iniziativa di ticket sharing. L'iniziativa di ticket sharing è un'iniziativa che abbiamo svolto martedì scorso, nella quale abbiamo attaccato alle fermate degli autobus della città, del centro di Padova, alcune scatoline in cui la gente che ha timbrato il proprio biglietto ma che non ha più bisogno di quel biglietto perché ha già svolto il viaggio che doveva fare e però ancora minuti rimanenti convalida del biglietto, lasci questo biglietto all'interno di questa scatolina in modo tale che un'altra persona, la quale ha bisogno di fare un tragitto breve, un tragitto che comunque è compreso nei minuti rimanenti del biglietto, possa farlo semplicemente prendendosi questo biglietto senza rispendere un altro €1,30 per un nuovo biglietto. La seconda richiesta è, anzi, per questo motivo le consegniamo questa scatola, questo facsimile delle scatoline che abbiamo preparato per ticket sharing. La seconda problematica invece riguarda le acque. Come penso lei sa, le acque dell'Alto Vicentino e della Bassa Padovana sono state inquinate dal PFAS. Il PFAS è una sostanza che l'azienda della Miteni, un'azienda vicentina, usa per ricoprire i T-way per renderli permeabili. Tutta la spazzatura che crea questa azienda è stata riversata dentro al fiume Fratta. Questo fiume Fratta porta l'acqua ai paesi nei dintorni di dove è situata questa azienda e anche ai paesini nell'alta Padovana. Quindi la nostra richiesta è quella di analizzare le acque all'interno delle nostre scuole per capire se c'è o meno la presenza di PFAS e nel caso in cui si trovasse una presenza di PFAS risolvere il problema con acqua pulita all'interno delle scuole, come può essere per esempio una tanica d'acqua in cui con i bicchieri gli studenti si dissetano. Fate partire sul plan. Parla. Buongiorno a tutti, sono Massimo Bettini, portavoce del sindaco Giordani, al mio fianco Andrea Colaso, assessore alla cultura. Sì, devi urlare di più. Io vi ringrazio perché la giunta, il sindaco vive come un'opportunità i momenti di partecipazione, di anche dialettica con le istituzioni, se si tengono come oggi dentro dei giusti canali. E vi ringrazio anche perché le tematiche che con altri studenti e altre organizzazioni avete portato in piazza oggi sono di sicuro interesse. In particolare la giunta è impegnata anche col vice sindaco Lorenzoni, che non può essere qua oggi perché ha un impegno istituzionale, nel sviluppare forme per venire incontro al diritto alla mobilità degli studenti e dei più giovani. Abbiamo fatto qualcosa di importante, credo, per gli anziani, perché abbiamo dato a oltre 3.000 anziani la gratuità sostanzialmente degli abbonamenti annuali, ma vogliamo andare avanti e sviluppare forme di welfare sulla mobilità anche per gli studenti e per i giovani. Quindi anche la vostra proposta, che è interessante, verrà valutata e la sottoporremo, immagino, all'azienda come qualcosa di interessante che può aiutare a mitigare anche i costi e venire incontro a un'esigenza di una libera mobilità nella nostra città che noi vogliamo sviluppare, perché significa anche salute, significa meno smog, significa molte cose positive. Quindi è bene che ci sia anche una spinta da parte degli studenti, delle organizzazioni della città perché ciò avvenga. Il tema degli PFAS è un tema su cui siamo molto attenti. Noi sappiamo che formalmente, ufficialmente non sembra essere interessata la città, però vogliamo fugare ogni tipo di dubbio, quindi sono già state avviate anche delle richieste precise alle autorità competenti perché
sgomberino con analisi ogni tipo di sospetto, di dubbio rispetto alla salubrità delle acque pubbliche nel nostro territorio. È un'iniziativa questa di come dire, sottoporre anche alle autorità competenti l'analisi delle acque anche dei luoghi pubblici come le scuole, dei luoghi collettivi, che va nel senso giusto. Su questo punto assicuriamo massima attenzione, sulla salute non scherziamo, e anche qui, come vedete, la sollecitazione che arriva dalla piazza può essere, è sicuramente una spinta importante per stimolarci ancora di più ad andare avanti su questa strada che avevamo già scelto di intraprendere, ma che oggi possiamo fare con ancora più forza. Quindi io vi ringrazio, riporterò senza dubbio con l'assessore Colasio queste rivendicazioni alla giunta, al sindaco, e siamo disponibili ovviamente a dar conto, a relazionare sugli sviluppi di queste proposte che oggi ci avete portato. Quest'oggi siamo riusciti a far sentire la nostra voce, siamo riusciti a porre le nostre problematiche davanti alla giunta, una giunta che, come abbiamo visto, si è dimostrata aperta a questa, a questo, questo legame tra con gli studenti, si è dimostrata aperta con prendendosi la responsabilità, come abbiamo detto, di organizzare dei tavoli di discussione.